Ciao lettrici e lettori e benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale. Innanzitutto volevo ringraziarvi tantissimo perché ho ricevuto tantissimi riscontri sotto il mio ultimo video rispetto appunto alla lunghezza dei video che giro. Sto ancora rispondendo a tutti, ma tantissime persone mi hanno rassicurata sul fatto che continuerebbero a seguirmi anche con dei video più lunghi. Quindi laddove mi fosse più comodo o fosse necessario fare un video più lungo, insomma, so che non tolgo troppo tempo alle vostre vite e vi fa piacere comunque guardarli. Come mi è stato suggerito, magari su video un po' più lunghi inserirò i cosiddetti timestamps, cosa che io di solito faccio solo nei wrap-up, ma magari può essere utile darvi una idea degli argomenti che tratterò in un determinato video, così insomma, se so che parlerò un po' di più del normale, magari sapete anche dove andare a guardare per le cose che vi interessano particolarmente. Quindi grazie ancora perché mi è utilissimo avere un riscontro da questo punto di vista. Oggi continuiamo e concludiamo con il wrap-up delle letture di aprile. Ci sono ancora tre libri di cui vorrei parlarvi, due letti in cartaceo, uno ascoltato in audiolibro, che come al solito lascio alla fine. Cominciamo subito da Primo amore, altri affanni di Harold Brodkey. Questo è un titolo che vi avevo mostrato relativamente di recente perché l'avevo ricevuto dalla casa editrice Fandango Libri e l'avevo subito messo tra le letture perché mi chiamava a gran voce. Primo amore, altri affanni era tutto quello che io speravo. E forse anche insomma qualcosina in più. È stata una lettura molto molto piacevole, l'ho dilatato nel tempo perché alcuni racconti erano più lunghi, altri più brevi, quindi mi piaceva ogni tanto magari dedicarmi alla lettura di un racconto, poi lasciarlo sedimentare, poi riprenderlo. È stata comunque una lettura molto molto piacevole. C'è un racconto in questa raccolta che si intitola Trio per voci gentili e il titolo, tra virgolette, che ho dato alla mia recensione di questo libro è stato Racconti per voci gentili. È veramente un libro sommesso, narrato sottovoce, con quei personaggi un pochino anch'essi un po' sommessi come piace a me, scusate i giochi di parole, e il tutto con un'ambientazione americana da metà Novecento veramente fortissima. Ci sono molti protagonisti giovani in questi romanzi, ci sono ragazzi che stanno studiando, ragazze che sono, diciamo, nella cosiddetta età da marito. Ci sono giovani, adolescenti, bambini in qualche caso, coppie di neosposi molto giovani. Quindi è in generale una raccolta di racconti in cui mi sembra che i protagonisti siano fortemente connotati in quell'età tra la post-adolescenza e l'inizio, insomma, diciamo, della vita adulta. Tra l'altro, considerando che è ambientato nell'America degli anni 50, consideriamo che ovviamente tutta questa fase della vita, diciamo, corrisponde ad una fase già di vita adulta molto più che oggi, quindi ragazzi che si affacciano ai 20 anni, ai primi 20 anni, diciamo, sono già in alcuni casi laureati, stanno lavorando, si stanno sposando, quindi comunque, insomma, consideriamo i personaggi giovani calati nella realtà degli anni 50. La maggior parte di questi racconti sono scritti nell'arco degli anni 50, quindi l'autore aveva una ventina d'anni come i personaggi che racconta. Ho amato molto che la scelta del titolo fosse dal racconto che si intitola Primo amore e altri affanni perché è rappresentativa. Ci sono questi amori molto sommessi, questi amori mai gridati, questo avvicinamento tra i personaggi, queste relazioni che stanno nascendo, le paure, queste ragazze che vorrebbero emanciparsi, ma sono spesso vittime di madri che per loro vogliono solo il buon matrimonio, la buona sistemazione. E questi ragazzi che hanno paura dei loro sentimenti e fanno fatica a raccontarli alla persona per cui li provano. Insomma, da questo punto di vista l'ho trovato veramente
un racconto, uno spaccato dell'America di quegli anni. Alcuni racconti sono ambientati nelle università, quindi c'è anche quest'idea di ragazzi che si affacciano al mondo, ma si affacciano al mondo in maniera ambiziosa, che vengono da grandi università tipo Harvard, che in qualche modo devono mordere il mondo e si stanno preparando, insomma, a quella che sarà la fase successiva della loro vita. Ci sono anche coppie giovani, ma già stanche in qualche modo, rapporti già in qualche modo molto connotati, in cui la donna viene un po' schiacciata nelle sue ambizioni e l'uomo è quello che la sera torna a casa e non ce la fa perché è stanco e non si ammette che anche la donna possa essere stanca. Sono sempre cose che, come dico, vanno contestualizzate nel periodo in cui sono scritte, anche se sono talvolta un po' dolorose da leggere oggi, ma l'ho trovato veramente molto interessante. Era un autore che non avevo mai letto e che in qualche modo mi ha quasi piantato un semino tra le letture, perché mi piacerebbe leggere qualcos'altro di suo, mi piacerebbe conoscerlo meglio, mi piacerebbe vedere magari come si misura con la forma romanzo invece che solo con la forma racconto, quindi sono molto curiosa, di leggere altro e molto grata a Fandango che mi ha inviato questo libro. La lettura successiva l'avevate intravista tra, il reading blog di aprile, credo anche la mia TBR, insomma, era una lettura annunciata e si tratta di Quel che si vede da qui di Mariana Lecchi, edito Keller Edizioni. Questo è stato un regalo di Jessica, lettrice tra le ombre, regalo che mi ha fatto l'anno scorso in un momento un pochino complicato e che per me ha un doppio valore, non solo perché era un libro che volevo leggere tantissimo, ma anche perché mi ricorda questo gesto generosissimo che Jessica ha fatto nei miei confronti ed è, secondo me, uno tra quelli che diventeranno i miei libri preferiti di quest'anno. È un libro che ho amato tantissimo perché, in qualche modo combina vari aspetti che a me piacciono molto. Abbiamo una protagonista bambina preadolescente, un piccolo centro in Germania, nel Westerwald, quindi questo luogo molto rigoglioso a livello di natura, una bambina che comunque è abituata a passeggiare nella natura, a crescere nella natura e la storia, diciamo, racconta di come sua nonna Selma sostanzialmente abbia la possibilità di prevedere quando sta per arrivare una morte nel loro villaggio grazie ad un sogno particolare che lei fa. Questo ovviamente dà tutta una certa atmosfera a questo romanzo, perché se pensiamo che già dalle prime pagine capiamo che sta per esserci una morte proprio perché Selma si è risvegliata da quel sogno. Louise, che appunto è la bambina protagonista, in qualche modo partecipa all'attesa di tutto il paese perché quando si sa che Selma ha fatto questo sogno, ovviamente tutto il paese va in subbuglio perché si sa che sta per morire qualcuno. Quindi tutto questo dà un'atmosfera molto precisa a questo libro, ma quello che ho amato tantissimo è che nonostante questo tipo di atmosfera, questo libro è una assoluta delizia da leggere. Partiamo dalla scrittura che mi è piaciuta da morire, è una scrittura intelligente, vivace, piena di immagini, piena di immaginazione e in qualche modo rende approcciabile e meno pesante anche il tema cuore di questo libro, che è appunto la morte alla fine. È una scrittura veramente che mi ha catturata dalle prime righe, che avrei sottolineato veramente, credo, in ogni pagina, perché in ogni pagina c'era un'espressione che mi ha fatto sorridere, un modo di dire una cosa con così tanta fantasia e immaginazione che non avrei. Avete presente quando leggete un libro e dite: non avrei mai immaginato un modo così bello di dire quella cosa? Ecco, questo libro mi ha fatto questo effetto dalla prima all'ultima pagina. Impariamo ad affezionarci a questi personaggi. A tratti mi ha dato le stesse sensazioni della prima volta che ho visto Il favoloso mondo di Amélie. Questo modo di guardare alle cose un pochino non convenzionale, attraverso i piccoli gesti delle persone, le piccole manie, le cose che non hanno mai detto, insomma.
Ha veramente un che di dolce, leggero anche nel parlare di un tema del genere ed è, credo, una delle combinazioni che a me piace di più nei libri. Io non ho paura dei libri che parlano di cose pesanti, non ho paura quando le affrontano in modo pesante, ma quando riescono ad affrontarlo con un piglio diverso, una leggerezza di un certo tipo, è come se io trovassi la mia dimensione e mi è successo questo con questo libro. Non voglio dire niente di più riguardo alla trama perché secondo me è qualcosa veramente che va scoperto, perché dal momento in cui si dà l'avvio a questa vicenda, quindi c'è il sogno e nel paese si scatena questo panico generalizzato da chi sarà il prossimo morto, impariamo anche a conoscere tutta una serie di personaggi e non voglio citare niente di più della trama, perché secondo me è molto importante scoprire pagina dopo pagina i vari personaggi e le loro vicende. È un libro delicatissimo, molto molto intelligente, molto vivace nel modo in cui è scritto. Noi seguiamo poi la crescita anche di questa protagonista che quando la conosciamo è una bambina, ma succedono tante cose nella sua vita e in qualche modo ci si trova, secondo me, a far pace anche con l'idea di morte nel modo in cui viene raccontata in questo libro. È ovviamente un libro che suscita tantissime riflessioni anche abbastanza forti, ma allo stesso tempo lo sa fare con una delicatezza, con una grazia. Ecco, non mi veniva la parola, ma secondo me è proprio fatto con grazia in questo libro, il discorso sulla morte e l'attesa della morte. L'ho trovato strepitoso. Era uno di quei libri che io sapevo prima di leggerlo che mi sarebbe piaciuto. Era uno di quei libri che varie persone, inclusa Martina in Mind Books, mi aveva detto: secondo me, quando lo leggerai ti piacerà tantissimo. E così è stato, veramente un amore annunciato. Mi è piaciuto da morire. L'ho proprio sentita in sintonia con me nel modo in cui scrive, mi ha fatta proprio sentire bene in questa scrittura. Quindi una splendida scoperta e grazie ancora Jessica perché non solo hai avuto un pensiero bellissimo, ma hai anche azzeccato totalmente la lettura. Concludo con l'audiolibro che ho ascoltato durante il mese di aprile per il gruppo di lettura delle api che io e Federica, le citazioni della fe, abbiamo su Instagram e si tratta dell'apicoltore di Aleppo di Cristi Lefteri. Questo era un titolo che avevo nel mio radar già da molto tempo, l'avevo quasi comprato in cartaceo una volta, poi avevo visto che c'era l'audiolibro su Audible, quindi avevo preferito l'ascolto ed è un libro che ascoltato o letto, insomma, in questo momento, secondo me fa estremamente effetto. La storia dell'apicoltore di Aleppo è quella di un uomo, Nuri, che si vede costretto appunto a lasciare la Siria, e seguiamo la sua fuga, ma in qualche modo veniamo anche riportati ad un piano temporale passato in cui Nuri racconta proprio la sua attività di apicoltore. Vediamo, appunto nei ricordi di Nuri nascere questa collaborazione con suo cugino, con cui Nuri fa l'apicoltore, questo lavoro che cresce, la loro attività che si espande, loro che non producono solo il miele, ma anche tutta una serie di altri prodotti che poi vanno a vendere al mercato di Aleppo. Insomma, vediamo da un lato questo nascere, germogliare e questa vita rigogliosa grazie alle api, gli insegnamenti delle api che Nuri apprende, e poi vediamo invece la realtà attuale in cui vive Nuri, la morte di suo figlio, la moglie che in seguito allo shock e all'esplosione di questa bomba diventa cieca, lei, proprio lei che era un'artista comunque, e vediamo la loro vita in questa sorta di prima dopo che è veramente molto doloroso ed estremamente difficile da elaborare. Perché dico che in questo momento è un libro particolarmente significativo? Perché comunque, considerando cosa sta succedendo nel mondo, leggere la storia così particolareggiata di un uomo che è costretto a lasciare la sua vita, che vede la propria famiglia distrutta, che deve sostenere una moglie che non è più quella che aveva sposato, che deve scappare, che deve trovare il modo di spostarsi di stato in stato, che deve anche stare attento a quello che succede durante questi spostamenti.
Insomma, è un libro che assume tutto un altro sapore se letto in questo momento storico preciso. Mi ha dato tantissime informazioni anche su cose che assolutamente non sapevo, cosa succede a queste persone che lasciano la Siria e che magari finiscono, come nel caso di Nuri, anche di suo cugino, nel Regno Unito, e tutti i passaggi intermedi, tutte le avventure rocambolesche che queste persone devono vivere. Da un lato, ovviamente, tutte le cose negative che possono capitare loro, ma dall'altro anche le persone che conoscono, con cui in qualche modo si crea questa solidarietà istantanea, questa complicità, questo legame fortissimo. Quindi è un libro estremamente doloroso che in alcuni momenti ho davvero dovuto un attimo mettere in pausa e poi riprendere, ma racconta veramente molto molto da vicino una storia personale, profondissima, importantissima da conoscere. Tra l'altro, soffermandosi molto, e questa cosa è venuta fuori nella discussione del gruppo di lettura ed è stato molto interessante, soffermandosi molto sui sentimenti maschili, perché il mio primo pensiero è stato: è interessante come gli uomini talvolta facciano fatica a scavare nei propri sentimenti più di quanto non fa invece una donna. Invece mi hanno fatto riflettere anche su quanto sia interessante il punto di vista proprio di concentrarsi sui sentimenti di un uomo che perde un figlio e sul suo punto di vista in questa vicenda. Quindi, libro appunto estremamente doloroso, ma secondo me importantissimo. Le api, forse in questo libro, rispetto ad altre letture che abbiamo fatto in questo gruppo di lettura, sono un pochino più marginali. Sono lì più come una sorta di monito, di insegnamento di vita, che non come reale organismo che fa parte della narrazione. Però è una lettura che ho apprezzato molto, che sono stata molto contenta di fare in compagnia, perché poi anche la discussione è stata estremamente proficua e interessante intorno a questo titolo. Io mi fermo qui perché mi sa che ho parlato tantissimo. Fatemi sapere qui sotto se conoscete qualcuno di questi titoli, se avete anche voi avuto modo di apprezzarli tanto quanto è capitato a me. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me oggi, per il vostro tempo, per tutti i vostri commenti e il riscontro che mi date quando ho qualche richiesta, e noi, se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!